sull'altro lato della piazza avete visto tre splendidi trattori, altra categoria massacrata dall'Europa, in rappresentanza degli agricoltori, Roberto Cavaliere! Grazie, grazie a tutti. Abbiamo accolto questo invito di Salvini oggi per gridare il nostro dolore al mondo di che cosa sta succedendo all'agricoltura italiana. Vogliamo ricordare a tutti e chiedere aiuto alla politica. Il primo atto agricolo è mangiare. Lo facciamo 3-4 volte al giorno. Peccato che nessuno se lo ricordi. L'agricoltura italiana dopo 30 anni di Europa è assolutamente in ginocchio. Vi do dei numeri. Latte, carne, pane. Se la Merkel ci chiude le frontiere, a giugno non avremo più latte, alla faccia delle quote latte. Ad aprile non avremo più carne e a gennaio non avremo più pane. Questo è il successo di 30 anni di ingiustizia che ha colpito un settore fatto di gente onesta che lavora, fatto di quella gente che quando in Emilia gli hanno buttato giù le stalle alla mattina alle 5 non chiedevano i contributi al governo, erano là a mungere, a lavorare per il bene del paese. E questa gente va aiutata. Noi abbiamo bisogno di un'Italia convinta che occorre ripartire dall'agricoltura per dare successo a questo paese. Noi siamo di fronte all'esposizione universale. Vi do alcuni numeri dell'esposizione universale. Vedo qui a fianco a me Luca Zaia, il più grande patrimonio dell'agroalimentare italiano che nasce nel Veneto per conquistare il mondo. È il grande gelato italiano, fatto con il latte italiano. Ebbene, all'Expo 2015, partner e espositore universale del gelato è la multinazionale francese dell'Unilever. Vergogna! Occorre ridare dignità all'agricoltura. Se cadono le montagne è perché la collina non è coltivata, perché le montagne sono state spopolate, perché ancora oggi diamo redditi all'agricoltura del 1980. Questo va detto. Ecco perché occorre sostegno. Non dobbiamo dimenticare quanto ci hanno dato dai disonesti sulle quote latte. Prendiamo le sentenze e andiamo insieme a Bruxelles a difendere la dignità di un settore a cui è stato nascosto nell'interesse di tutti. Ecco perché crediamo che se vogliamo dare anche libertà ad un paese, deve essere libero e messo nelle condizioni di poter essere sfamato con il proprio cibo. Noi oggi non siamo in grado di dar da mangiare ai nostri bambini perché ci hanno fatto chiudere le aziende. Se vogliamo tornare a essere liberi, dobbiamo ritornare ad investire, costruire, rafforzare e unirci partendo dall'agricoltura. Grazie.